Sarà una stagione fantastica. Cosa serve a questa Roma per confermarsi anche in Europa? No, io penso che, vedendo la stagione, penso che abbiamo soprattutto continuare a giocare come abbiamo giocato tutto l'anno, e le partite che magari sono state sbagliate non sbagliarle più, perché io penso che questa squadra già così è abbastanza competitiva, poi la società sa, penso che si sa muovere. Bracia, pensi al mondiale? Chi è che non ci pensa? Io ci spero, poi le scelte li farà il mister, però vabbè, penso che comunque sto dimostrando di meritarmelo. Bracia, ma questa squadra crede ancora nello scudetto, perché non sembrava una squadra sazia per aver raggiunto l'obiettivo secondo posto? No, vabbè, noi facciamo il nostro, poi la Juve, se vince domenica, possiamo dire che ormai è fatta, perché poi sono 8 punti, 3 giornate, diventa molto difficile. Però al di là dello scudetto, io penso che la Roma ha fatto un'ottima stagione, la Juve è stata magari la migliore, poi l'anno prossimo si ricomincia da zero e poi magari tocca a noi. Bracia, in English please, do you think that this distance that there is for Juventus, it is fair, it is reflecting exactly what is going on in the championship? What do you think to players when you watch the table? If we watch the table, we just can say 85 points after three journeys before the end of the championship. I think 85 points is a lot of points, so if we can say with 85 points you don't become champion, you have to give the compliments to Juventus that was maybe with a small game better than us. What this team needs more next year to challenge Juventus for the title? I think that if we play like we are playing now, I think we can even with this group win the championship, but the important thing is when we play the small game that we have to win even small games, maybe against Sassuolo, against the small team that maybe we just about. So there are the big steps to not make mistakes next year. Thank you. Get in a